Ciao a tutti, buona giornata. Ora siamo nel fine settimana. È bello e interessante godersi il fine settimana con la famiglia e i propri cari. Oggi è sabato, 16 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Fermento per tutti tranne che per voi. Tutti in fermento, a impazzire dietro progetti e consegne ormai in scadenza, tranne voi che osservate pigramente la vita, mollemente distesi sul divano, bella scusa il raffreddore che vi tiene lontani dalle contrarietà. Nessuna voglia di mettere il naso fuori casa, tanto più se il Green Pass scatena sciopera e proteste. Tutto tranquillo tra le mura domestiche, non dimenticate anche le fantasie erotiche e se arriva il partner con una carica di desiderio incendiario, state tranquilli, con Venere Magliarda allo zenith non gli direte di no. Tutto ciò che segue interessa o interesserà la città in cui vivete, ivi compresi trasferimenti, incontri, passeggiate, chiarimenti eccetera. I single troveranno vicino a loro la possibilità di incontrare persone nuove e interessanti. E anche il modo di vivere la società in cui viviamo. Saturno fa i capricci e il vostro umore ne risente, Giove tarda a disporsi nella posizione giusta e quindi subirete dei ritardi in tutto quello che farete. Un falso amico trama nell'ombra e vorrebbe trarvi in una situazione imbarazzante dalla quale sarebbe per voi difficile uscirne. Dovete evitare assolutamente di finirci dentro e contare su tutte le vostre forze per smascherare il falso amico. Non abbiate remore nel tentare di correggere qualche vostro difetto, oggi Marte potrebbe evidenziare qualche vostro lato negativo con il rischio di far precipitare qualche situazione importante. Nulla è immutabile, oggi Marte inizia a ispirarvi il desiderio del cambiamento. Date un ordine, delle priorità a cosa vorreste cambiare nella vostra vita e disponetevi per attuare quei cambiamenti che vi sembrano possibili e importanti. Il vostro atteggiamento piace poco a qualcuno che per voi conta molto, siete sicuri di voler dispiacere ancora per essere ostinati nel mantenere quell'atteggiamento? Qualche imprevisto potrebbe lasciarvi spiazzati. Agite con cautela. Non mollate proprio adesso. Riuscirete a portare avanti i progetti che volete realizzare da tempo. Buone nuove per i nati di mattina tra le 8 e le 12 in arrivo per posta, email o SMS. Possibili anche telefonate determinanti per questioni che attendono soluzione da tempo. Poche cose ma buone, questo deve essere oggi il motto della vostra giornata. Siate concreti e pratici come non mai, inutile battere la testa su cose fantasiose che probabilmente non troveranno adeguata realizzazione. In questa giornata avrete certamente bisogno di introdurre nella vostra vita un po' di spontaneità, poiché le persone che vi conoscono non accetteranno dei comportamenti preconfezionati, ma pretenderanno da voi delle vere reazioni e dei veri sentimenti. Non abusate della comprensione dei vostri amici, pensate che prima o poi saranno loro a richiedere la vostra presenza e lo faranno con gli interessi. Non esiste alimento o esercitazione che possa riportare le vostre sinapsi a lavorare come in precedenza, non vi preoccupate a contilde, solo un rallentamento normale e temporaneo che non dovrebbe causarvi reali problemi. Oggi potreste ricevere nuove proposte di strategie e soluzioni magiche per guadagnare un mucchio di soldi, non fatevi ingannare, ascoltate con tutte le cautele del caso e seguite il vostro intuito diffidente. La Luna nel segno buon vicino dell'Acquario insieme a Giove aumenta la vostra gioia di vivere, la spensieratezza, la voglia di divertirvi. Il pianeta gigante del sistema solare, Giove appunto è nume tutelare dei Pesci, è vostro amico da tempo. Godetevi ancora la sua influenza e approfittatene per prendere decisioni importanti in questo momento. In ogni caso gli astri consigliano, se potete, un relax meritato o l'assenza completa di occupazioni. Il massimo per voi sarebbe un'escursione in campagna a contatto con la natura. Oggi avrete l'opportunità di recuperare un rapporto a cui tenete moltissimo. In questo fine settimana, inoltre, avrete una spinta anche nelle relazioni. In amore, ci sono alcuni di voi che hanno mille dubbi sul partner. Affrontateli. La tua attenzione è talmente rivolta alla vita degli altri, che rischi di lasciarti sfuggire le tue responsabilità.
sei incentrato sulla condivisione e il bene comune. Anche se il tuo entusiasmo per la generosità è davvero ammirevole, in questo momento rappresenta una barriera per il tuo sviluppo personale. Spezzate una lancia a favore di chi lo merita, cercate di essere un po' meno gelosi e più solidali con chi vi circonda. Lo dite sempre, ma difficilmente fate qualcosa di davvero utile, per incentivare il prossimo. Se volete essere un esempio, se volete che vi riconoscano il merito di essere collaborativi, allora dovrete fare un gesto, un'azione che possa dimostrarlo e che sia inconfutabile. Prima però, assicuratevi di volerlo davvero. Sempre amico Nettuno, che addolcisce emozioni e sentimenti, soprattutto ora che Venere in quadratura vi fa stare un po' sul pero e un po' sul mello. Faticoso tirare i remi in barca e concludere tutte le incombenze del sabato, con la coppia Luna Giove che vi fa sbadigliare ogni due per tre, un po' per noia, un po' per la pizza extra large che vi siete scorfanati a pranzo. Ma cosa vi è saltato in mente, con tutto il lavoro che vi attende nel pomeriggio? Sprechi energetici con il Sole e Marte, ma almeno una buona notizia c'è, la vitalità cala ma gli investimenti crescono. Amore ed Eros, sentimenti tenerissimi e un partner che stravede per voi. Solo chi esce da un'ennesima fregatura preferisce stare abbottonato, per non rischiare di scottarsi di nuovo. Fa eccezione il gioco erotico, senza legami di cuore, un amore perduto o molto lontano vi rende solo malinconici. Un mantello benevolo, quello donato dalla Luna, che non manca di suggerirvi le soluzioni migliori per sbrogliare più di una matassa. Abbiate il coraggio di cosare, il partner apprezzerà. Urano benevolo dal secondo segno dello zodiaco, il Toro, vi sta regalando un autunno in cui le soddisfazioni affettive diventano via via sempre più corpose e accattivanti. Sia che siate single oppure godete di uno stabile rapporto di coppia, non dovete far altro che assecondare gli eventi e non forzare davvero nulla. Gli astri hanno in serbo per voi grandi progetti. All'orizzonte si profilano infatti convivenze stabili, matrimoni felici, avvento di cicogne a lungo attese. Lavoro e denaro, ripresona finanziaria, questa la bella notizia della giornata, per il resto tutto tace. Vi programmate l'agenda per la prossima settimana con calma o la valigia per il prossimo viaggio d'affari senza scomporvi troppo, oggi non siete in vena di combattimenti. Oggi ripenserete alle parole che qualcuno a voi caro vi ha detto qualche tempo fa. Allora non ve ne siete accorti, ma, ora, finalmente capite che questa persona ha condiviso con voi una perla di saggezza. Mostrate tutta la vostra empatia con un collega poco esperto nell'aiutarlo a risolvere una questione delicata in ufficio. Il potente Nettuno nel vostro segno vi aiuta a mettervi in ascolto e percepire le esigenze di chi si trova in difficoltà, specie se appartenete alla terza decade. Benessere, calma piatta, senza guai o malesseri degni di nota, in pagella vi meritate un benino. Tanta energia interiore, ma priva di sbocchi nel concreto. Il rischio è arrabbiarsi o subire forti tensioni senza neppure accorgersene. Fino alla prossima esplosione. Cerca di prestare particolare attenzione alla salute dei tuoi polmoni in questo momento. Consiglio di evitare il fumo. Mangia i piselli che sono ricchi di tiamina, vitamina B1, esattamente ciò di cui hai bisogno per regolare la salute dei tuoi polmoni. Per lei, le vostre paure riguardo a una presunta rivale fanno esplodere il partner in una grande risata, perché dovrebbe innamorarsi di una che ha l'età di sua mamma? Per lui, inutile atteggiarvi a chef, in cucina siete proprio una frana. Se avete ospiti a casa meglio evitare figuracce, prenotatevi un catering. Colore delle emozioni, verde salvia. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 8, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.